Molti fanno fatica a capire la famiglia e a capire la natura oggettiva delle diverse relazioni familiari. Si assiste ad una, diciamo, carenza di identità della famiglia, sia per questa destrutturazione delle relazioni rispetto all'originaria configurazione della famiglia, sia anche perché sono stati introdotti proprio dal nostro legislatore ulteriori modelli familiari che solo in minima parte riproducono il modello di convivenza che si ha nel matrimonio, determinando comunque anche a livello sociale una confusione e un senso di smarrimento e di incertezza su cosa oggi significhi effettivamente famiglia. Qualche anno fa la famiglia, in una ricerca nel nord Europa, è stata definita come quell'insieme di individui che condivide un frigorifero, ed evidentemente una definizione un po' povera. Invece anche qualche anno fa in un'intervista Ilary Blasi ha definito Francesco Totti come non il capitano della Roma, un grande campione, ma il marito di Ilary Blasi. Allora in questa definizione penso che ci sia il segreto di questo mistero, cioè la definizione relazionale dell'uomo, il fatto che l'uomo non si esaurisce in se stesso, ma sempre nasce da un altro e per fiorire, per essere pienamente se stesso, ha bisogno di relazioni e di altre persone. Conoscendo bene questa realtà in tutte le sue sfaccettature, perciò una visione dal punto di vista filosofico, antropologico, teologico e psicologico, riusciremo anche a valutare se esiste e come esiste un diritto di famiglia nella Chiesa e cosa si può fare perché sia un diritto più sviluppato, più chiaro, che venga incontro ai problemi reali della società dei nostri giorni.